Buongiorno a tutti ragazzi! Sono partito e finalmente vado a Triora. Ragazzi, sono arrivato a Triora. Non so come scendere dall'auto perché sta diluviando. Vado prima a cercare il bed and breakfast a piedi con il mio ombrellino e poi verrò a prendere la valigia anche. Vado a scoprire questo meraviglioso borgo antico. Ma scusate, e qui dentro cosa c'è? No, vabbè. C'è una grotta piena di felce. Qui ragazzi si raggiunge la cabotina, la casa dove dicono che le streghe danzassero col diavolo. Andiamo a vederla.
La via è piena di questi ruderi lasciati andare. Andiamo a cercarla. Ragazzi, qui leggo Cabottina, siamo arrivati. Ragazzi, vendono questa casa, l'unica cosa è che gli manca il tetto. Certo che come casa vacanza, insomma, qui a Triora non sarebbe male. Ah, questa sarebbe l'entrata, scusate, l'entrata principale è questa. La compriamo. Mamma, ragazzi, ci siamo proprio qui dove c'è questa famosa statua della strega che mi fa un senso. Mi sto avventurando nel bosco, nel sentiero delle streghe. Sì, lo so, sarebbe stato bello venirci la sera, ma da soli, ragazzi, sinceramente, uno, è buio pesto e non si vede nulla. Già mi inciampo di giorno, come potete vedere. E due, alla sera, venire qua con una bella compagnia sicuramente. Magari con delle torce, magari che essere ben organizzati, ma alla sprovvista così da soli anche no, sarebbe quasi da incoscienti. Vabbè che lo sono, però qualcosa di schifoso che sicuramente qualche essere umano maleducato ha fatto. Cioè, come inquinare i boschi, bravi, bravi, l'essere umano fa schifo. Arrabbiate. Basta che non mi fanno una cacca in testa, poi va bene tutto. Comunque, ragazzi, in queste ferie sto camminando così tanto che non ne posso più. Facendo i chilometri. Mi sono perso nel sentiero delle streghe. Adesso non so dove sono. Provo a tornare indietro, ma sono capitato in un posto dove non c'è via d'uscita. E quindi di là c'è il bosco. Ma non ci passo. Entriamo nel museo etnografico.
Non so se me la sento, troppe statue. In camera è stata una giornata bellissima, intensa, piena di sorprese, piena, veramente. Io vi mando un bacione, vi auguro buonanotte. Se non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per poter essere i primi a poter visualizzare i miei video e i primi a poter essere sempre connessi. Parlo un po' piano perché è molto tardi e sono in albergo, quindi non vorrei disturbare. Ragazzi, grazie per la visualizzazione, se il video vi è piaciuto spolliciate sul like. Io vi mando un bacione e al mio prossimo video. Ciao! It's gonna be my ecstasy, a source for my misery.